One Podcast. Chissà cosa si saranno detti nella spin room Trump e i suoi alla fine del dibattito del 10 settembre. Di sicuro non hanno festeggiato, o se lo hanno fatto è stato solo per cercare di dissimulare, per tenere nascosta la verità anche a loro stessi. Con quelle frasi che spesso diciamo per autoassolverci o confortarci quando qualcosa non va, tipo dai, alla fine è andata bene, no? Oppure quando cadi e ti rialzi e dici non mi sono fatto niente, anche se la spalla fa uno strano rumore. L'atmosfera invece sarà stata completamente diversa tra i democratici. Kamala Harris oggettivamente ha saputo guidare il dibattito. È stata brillante, chiara, sicura di sé. Trump è apparso più sulla difensiva, ma soprattutto è stato smascherato mentre mentiva o affermava cose del tutto infondate. La CNN a fine confronto ha pubblicato un instant poll per testare il sentiment del pubblico. Per il 63% degli intervistati è stata la vicepresidente a prevalere, contro un 37% che ha dato la vittoria al candidato repubblicano. Harris, nel dibattito del 10 settembre, è riuscita a battere Trump. Ma perché? Io sono Marco Maisano e ogni giorno, assieme a chi ne sa più di me, provo a ripartire dalle basi per rispondere alla domanda più semplice del mondo. Ma perché? Dunque, come noto, non basta un dibattito andato bene per vincere le elezioni, ma se poi i dibattiti diventano due e se chi incassa comincia a incassare sempre di più e se le bugie aumentano e se poi, alla fine, ecco, le elezioni rischia di vincerle anche così. Questo sarà d'ora in avanti il piano di Kamala Harris, costringere Trump a rincorrerla, a rispondere alla linea che però sarà lei a dettare, proprio come è accaduto il 10 settembre. Forse l'aggettivo migliore per descrivere l'ex presidente al dibattito di due giorni fa è weird, esattamente così come lo aveva descritto qualche settimana fa proprio Harris. Weird perché Trump fa le smorfie, weird perché pensa cose strane, weird perché dice bugie, weird perché dimentica i nomi delle persone con cui lui stesso ha chiuso importanti accordi. Proprio in riferimento a questo, Trump il 10 settembre non ha saputo dire il nome del leader dei talebani con cui proprio lui aveva chiuso l'accordo per il ritiro delle truppe americane. Il dibattito è durato un'ora e mezza. Si è parlato di immigrazione, guerra in Ucraina, aborto, salari e lavoro. Su quasi tutto la vicepresidente si è dimostrata preparata, il candidato repubblicano un po' meno. Le parti, insomma, si sono invertite. Harris, nel dibattito del 10 settembre, è riuscita a battere Trump. Ma perché? A rispondere alla domanda di oggi è Francesco Semprini, corrispondente da New York per La Stampa. Questa è la risposta che mi ha mandato. Kamala Harris esce vincitrice del ring di Filadelfia per due motivi. Il primo è che è riuscita nella sua tattica di incalzare Donald Trump attaccandolo anziché schivarne i colpi e limitarsi a rispondere. Il secondo è che la candidata democratica è apparsa assai più propositiva rispetto a un avversario che ha giocato quasi tutto il match sulla critica, talvolta scomposta, cedendo a tratti alla scontata retorica elettorale e scivolando un paio di volte sul terreno minato delle accuse artefatte. Ben inteso, si tratta di una vittoria ai punti e non certo per KO tecnico, se non altro perché il tycoon non si è fatto trascinare nella rissa verbale, come accadde nel 2020, nonostante le reiterate provocazioni della rivale. L'ex presidente non è caduto quindi completamente in quella che il New York Post ha descritto come la cambush, ovvero l'imboscata di Kamala, anche grazie al fatto che il microfono era spento quando non doveva parlare. Forse questo è il suo merito principale, assieme al riassetto estetico che l'ho visto con una tinta castana senza dubbio più composta del consueto biondo arancio. L'ex presidente parte meglio, mantiene compostezza e si attiene a toni istituzionali quando ricorda lo stato di salute della sua America. Ho creato una delle economie più forti della storia e lo rifarò, afferma, denunciando la terribile condizione economica attuale del paese con un'inflazione disastrosa e non solo per la classe media. La vicepresidente appare irrigidita, ha la bocca impastata, ma la sua agitazione dura poco, complice anche il fatto che il tycoon non riesce a chiudere il colpo, concedendo le pertugi di sortita dai quali lei riparte per provocarlo in maniera cadenzata ma inesorabile. Anche sul favorevole terreno dell'immigrazione, di cui Harris è titolare per conto dell'amministrazione Biden, Trump compie un passo falso che non gli consente di portare a casa il punto.
Bene quando ricorda le gang venezuelane che ad Aurora, in Colorado, hanno sequestrato un intero complesso residenziale costringendo il proprietario alla sua svendita coatta. Ma non va oltre, non fornisce dettagli. Anziché virare sul muro che nel 2016 era uno degli elementi caratterizzanti della sua campagna, o sull'attuale crisi migratoria delle città di confine e la rivolta dei sindaci Dem contro Washington, si punisce da solo ripetendo che gli immigrati haitiani residenti a Springfield, Ohio, mangiano i gatti delle famiglie americane, tesi già sostenuta prima dell'appuntamento in Pennsylvania, sulla scia delle affermazioni del suo vice J.D. Vance. Il fact-checking lo smentisce inesorabilmente. L'altro scivolone è sull'aborto, quando afferma che i democratici vogliono consentire l'interruzione di gravidanza nel nono mese, confondendo peraltro Virginia con West Virginia. Così arriva la nuova red flag da uno dei due moderatori. Recupera a fatica spiegando che è contro un bando federale e che ogni decisione spetta agli stati, come stabilito dalla Corte Suprema dopo l'abrogazione della sentenza Roe vs. Wade. Ma il principale vulnus di Trump è la mancata efficacia della strategia messa a punto per il match, quella di inchiodare Harris alle politiche sbagliate dell'amministrazione guidata dal suo principale che, afferma il tycoon, passa più tempo in spiaggia che al lavoro. Viene anzi messo a tacere dalla vicepresidente quando lei chiosa «Corri contro di me, non contro Joe Biden». Un flop che tradisce il nervo scoperto del repubblicano, il quale sciupa la dichiarazione finale, preferendo alla formula propositiva di una visione programmatica un ultimo, disperato arrembaggio all'avversaria. Harris riesce invece a far prevalere la sua descrizione di America, quella che guarda al futuro, parla di programmi e di idee, non certo generosa di dettagli, ma è la prima volta chiara sui contenuti. A fronte della lettura di Trump, basata sul risentimento, sul passato, sul vorrei rifare, ma senza prospettiva. Un bilancio che trova conferme subito dopo, quando l'ex presidente prima attacca i moderatori di ABC, dicendo di essere stati faziosi, e poi tenta il recupero scendendo nella spin room. Era la prima volta da decenni che un candidato non lo faceva. Ma soprattutto è l'endorsement di Taylor Swift, incubatrice di voti dell'America Pop, a consacrare la vittoria di Harris, che ora, addirittura, mira a un secondo dibattito. Grazie a Francesco Semprini. Di base, quindi, insomma, avete sentito, Kamala Harris è stata più in grado di dettare la linea, è stata abilissima nel fare questo e ha costretto Trump a rincorrerla. Continuerà a fare così anche nelle prossime settimane, non c'è dubbio. Ma il punto è che 2 giorni fa Harris è stata più brillante, più sicura di sé. Trump l'abbiamo visto molto più in difficoltà. C'è stato forse un unico momento in cui l'ex presidente è stato invece in grado di mettere in difficoltà la vicepresidente attuale, quando ha fatto riferimento al fracking, il metodo utilizzato per perforare il suolo ed estrarre petrolio, metodo e tecnica che dà da lavorare a moltissime persone in Pennsylvania, che è uno degli swing state. Ecco, lì Trump ha detto: Kamala Harris è stata contraria a questa attività per moltissimi anni, oggi invece ha cambiato idea. Questa cosa è assolutamente vera. Kamala Harris per moltissimo tempo ha detto pubblicamente di essere contraria al fracking, oggi invece ha cambiato idea. Si è resa conto che rischia, dicendosi contraria, di perdere moltissimi voti, molti dei quali, se non la maggior parte, sono quelli che arrivano proprio dai lavoratori di questo settore. Ma per tutto il resto, oggettivamente, non c'è stata gara, insomma, quindi possiamo dire che da questo dibattito trarrà maggiori vantaggi Kamala Harris piuttosto che Donald Trump. Io vi ringrazio per essere rimasti con me anche oggi e come sempre vi do appuntamento a domani. Ciao! Ma perché è un podcast scritto da me, Marco Maisano. Riprese e montaggio Giulio Rondolotti. Musiche originali Matteo Cassi. Supervisione tecnica Gabriele Rosi. Responsabile di produzione Danny Stucchi. Una produzione One Podcast.